abbiamo depositato presso la nostra sede consiliare una richiesta di sfiducia sul sindaco, dal sindaco Fallani, proprio sulla questione di queste sanzioni e per richiamare l'attenzione sulla vicenda di Unica. La vicenda che ci ha spinto a chiedere questa mozione di sfiducia è il fatto che dopo anni che si parla di queste sanzioni, di comminare queste sanzioni, dopo un ricorso al TAR che dava ragione al Comune e riconosceva che la cooperativa Unica aveva venduto le case popolari ad un prezzo superiore, ma molto superiore, al prezzo di convenzione stabilito, finalmente nel momento in cui il TAR dice sì, le sanzioni sono dovute e questo è il metodo di calcolo delle sanzioni, il Comune che fa? Le notifica calcolandole in un modo diverso, andando quindi a vanificare l'esecutività della sentenza. Si parla di circa 15 milioni di euro, quindi è una cosa piuttosto importante, sono atti importanti e non si capisce il motivo per cui siano state notificate alla cooperativa in un modo difforme alla sentenza del TAR. Questo ha dato sponda alla cooperativa a rivolgersi nuovamente al TAR chiedendo la sospensione di queste sanzioni ed il TAR ha accolto la richiesta di sospensione di queste sanzioni proprio motivandola in quanto calcolate in modo difforme al dispositivo della sentenza. Come le ha calcolate il Comune? Ma le ha calcolate andando a ritoccare alcuni criteri che secondo lui sembravano giusti sulla superficie convenzionale, piccole difformità, ma che di fatto vanificano l'esecutività della sentenza. Noi ci siamo attivati su questa questione della cooperativa Unica fin dal giugno del 2015. Quando venne fuori questo problema in cui si paventava, la messa in liquidazione di Unica e i soci erano chiamati a votare questa messa in liquidazione con una liquidazione coatta amministrativa, abbiamo fatto una riunione, abbiamo organizzato come Movimento 5 Stelle una riunione con i soci di Unica molto partecipata. A questa riunione era venuto fuori che i cittadini avevano bisogno di chiarezza, avevano bisogno di capire cosa stava succedendo, avevano bisogno di capire perché di fronte a un bilancio del 2013 del tutto rassicurante, improvvisamente all'inizio del 2015 questa società, questa cooperativa doveva essere sciolta. In quella sede raccogliemmo delle firme, abbiamo portato una mozione in Consiglio Comunale chiedendo un tavolo tecnico che aiutasse i cittadini, i soci a capire la situazione di Unica, invitando il Comune a invitare delle figure istituzionalmente rilevanti, quali degli esperti dell'Agenzia delle Entrate o della Procura della Repubblica, che ci potessero fare chiarezza sui bilanci di Unica. Cos'è successo nel Consiglio Comunale in cui si discuteva questa mozione? Il PD, prendendo spunto da un'intemperanza verbale del consigliere della Lega Nord, si è alzato, ha abbandonato l'aula, ha fatto mancare il numero legale proprio mentre si discuteva questa importante mozione. Quindi è questa la volontà politica di fare chiarezza, ci vediamo. E questo invece meriterebbero i cittadini, perché non ci dimentichiamo che oltre le penali ci sono 9 milioni e 600 mila euro di risparmi, di piccoli risparmiatori, che hanno messo i loro soldi nelle casse cooperative, nelle casse della cooperativa, che difficilmente andranno recuperati. E su questo voglio dire anche qui, tutela del risparmio, dov'è la tutela del risparmio? Si apre un altro caso in scala ridotta come quello della Banca Etruria, il governo costituzionalmente non tutela il risparmio dei cittadini. Intanto ringraziamo anche i nostri portavoce della Regione che si sono interessati di questo caso. Questa questione di Unica non si limita al territorio di Scandicci, ma è un caso che investe altri territori. La cooperativa Unica non è una piccola cooperativa di cittadini, è una grossa impresa edile che ha costruito appalti in tutta la Toscana e in tutta la provincia. E questo discorso di Unica si rinnesta alla Lega delle Cooperative, che quindi hanno operato con questo sistema di poca trasparenza su tutto il territorio comunale. Per capire un attimino la differenza di prezzo, ho lì una tabella, ma cito alcuni casi a mente, voglio dire, degli appartamenti che dovevano essere venduti a 200-280 mila euro di prezzo di convenzione, sono stati venduti oltre 400 mila. Quindi non si tratta di 10-20 mila euro in più ad appartamento. Se le sanzioni sono 15 milioni di euro e sono due volte calcolate, due volte la differenza di prezzo, la differenza di prezzo nel globale sono circa 7 milioni di euro, sono cifre importanti su cui voglio dire vogliamo chiarezza, vorremmo che qualcuno si attivasse, che i cittadini onesti si attivassero o chi è preposto a controllare queste cose si attivasse per fare chiarezza e dare tranquillità e trasparenza a una vicenda a dir poco opaca. Grazie.